Bastian Contrario. Partner Knights a Bastian Contrario. Ed eccoci qui anche oggi. Saluto a voi, miei cari amici di chiacchiera. La vostra Ellie The Worst è qui a disposizione per una chiacchierata anche oggi. La mia chiacchierata oggi vuole raccontare di un fatto che più o meno ci tocca tutti. Capita a chiunque di noi di incontrare persone, ma più o meno vicine a seconda dei casi, che in qualche modo ci turbano, ci disturbano, ci infastidiscono, ci fanno arrabbiare, ci mandano in crisi, ci mettono in difficoltà. Niente di nuovo sotto il sole, accade veramente in continuo e accade veramente a tutti. Però quello che non tutti riescono a fare, io per prima non ci riesco sempre, purtroppo, e questo mi fa molto arrabbiare con me stessa perché vivrei molto meglio se ci riuscissi tutte le volte, dicevo, quello che non tutti riescono a fare è sviluppare nei confronti di queste persone, di queste situazioni, una cosa grandiosa che si chiama gratitudine. Sì, immagino che sentendo questa frase la prima cosa che vi è passata per la testa sia stato: ah, ma oggi è Ellie The Worst, dai numeri. No, non sto dando i numeri. Non sto dando i numeri perché più ho cominciato a porre l'attenzione su questo aspetto della mia vita, più mi sono resa conto che veramente dovremmo riuscire a sviluppare gratitudine. Intanto torniamo al solito concetto di cui abbiamo già parlato, che sviluppare gratitudine comunque ci consente di avere uno stato vitale molto più forte, che rafforza pure il sistema immunitario, e soprattutto di riuscire a goderci la vita, perché quando siamo sereni, quando siamo allegri, quando abbiamo questo senso di gratitudine che ci fa accogliere e comprendere l'universo, quelli che ci guadagnano primariamente siamo proprio noi. Quindi sviluppare gratitudine è comunque una buona azione per la nostra vita, una buona causa da mettere nella nostra vita. Ma sviluppare gratitudine nei confronti di chi ci fa stare male lo è ancora di più. Innanzitutto, se riusciamo a sviluppare questa gratitudine, tutti gli attacchi che ci vengono dall'esterno non saranno più attacchi, ma saranno carezze. Ma soprattutto, veramente, l'azione che a noi sembra negativa che riceviamo, a parte che da un punto profondo della vita, per come la vedo io, è già qualcosa che ci appartiene, è qualcosa che non ci arriva per caso, ma perché è collegato già alla nostra vita, quindi già lì diventa difficile avere un senso di rancore, un senso di disappunto, un senso di rabbia. Ma questa è una visione della vita già, come posso dire, collaudata, già acquisita, già innescata nel proprio quotidiano. Ma fermiamoci un attimo prima, proprio a chi ancora questa forma mentis non l'ha acquisita. Quando qualcuno agisce nei nostri confronti qualcosa che ci mette in difficoltà, in realtà è una sorta di medico, se vogliamo chiamarlo così, o di alleato, che ci permette di vedere qualcosa che noi non siamo in grado di vedere. Spesso quando parlo con i miei amici di questo aspetto della vita restano un attimino sorpresi, però poi mi seguono nel mio ragionamento. Io faccio un paragone di questo tipo. Per ipotesi, immaginiamo di avere qualcosa sulla schiena che non ci dà fastidio, che non ci accorgiamo neanche di avere, ma magari è una piccola ferita o una grande ferita, qualcosa insomma. E arriva un amico, e ti dà una pacca prendendo dentro proprio quel punto della tua schiena. La tua reazione ovviamente immediatamente è una reazione di dolore. Caspita, c'è una ferita aperta che non so di avere, sento subito un bruciore, sento male e non sono consapevole di cosa stia succedendo. La mia reazione è assolutamente negativa in un primo momento, anche se ovviamente l'amico non lo aggredisco, non gli dico nulla, però il male che sento è una cosa, è una ferita mia, è un dolore mio. E quindi la seconda reazione è cercare di capire che caspitina c'è nella schiena in quel punto lì che mi fa un male del genere. Perché posso pensare che ci sia, stando sulle cose leggere, che ne so, una grossa scheggia infilata nel maglione, una spina di qualche rosa che si è incastrata nella stoffa della camicia quando sono passata nel giardino. Qualsiasi cosa possiamo immaginare che sia, comunque una cosa che fa male. E che se l'amico o la persona in questione non avesse toccato, noi non avremmo avuto questa informazione riguardo a noi stessi. Immaginiamo poi che questa ferita, questo bubbone, questa cosa che abbiamo sulla schiena non sia una cosa di poco conto, ma sia una cosa piuttosto grave, e a quel punto lì ci rendiamo conto di quanto sia importante che l'amico, seppure in modo maldestro, ci abbia messo nelle condizioni di renderci conto che c'è qualcosa che non va nella nostra schiena, parte del corpo che noi non siamo assolutamente facilitati nel vedere, direi, quindi nessuno di noi, finché questa parte non duole, è in grado di pensare o di immaginare di poter avere sotto controllo. Quindi questo contatto che ci crea un dolore, che ci crea un fastidio, che ci porta a prenderci cura di una parte di noi che non sta bene,
di fatto, per quanto doloroso, diventa in sostanza una cosa assolutamente positiva. Ecco, alla fine, anche quando le persone ci mettono nelle condizioni di soffrire per qualche cosa o di essere infastiditi o di arrabbiarci per qualche cosa, in realtà stanno facendo esattamente la stessa funzione dell'amico che ci tocca involontariamente la ferita sulla schiena. Quindi, se noi invece di concentrarci sull'azione negativa dell'altro, che noi consideriamo tale perché, come dicevo in qualche altra puntata, le azioni non sono di per sé buone o cattive in genere, ma sono tendenzialmente in relazione a quello che siamo noi, quindi a parità di azione, cambiando la persona che la riceve, cambia anche la sostanza della questione. Perciò dicevo, questi amici, questi nemici in questo caso, apparenti, che ci fanno sentire questa frustrazione, questo dolore, questa cosa, in relazione appunto a noi stessi, in realtà diventano delle funzioni benefiche per la nostra vita. Perché, restando in ambiti leggeri, immaginiamo una cosa molto banale, molto lieve, come il fatto che magari ci si metta a parlare in inglese tra amici e uno dei due puntualizzi il fatto che l'altro l'inglese non lo sa a sufficienza per affrontare il viaggio che si era programmato. In realtà, certo che uno ci rimane male. Ho studiato l'inglese, sono convinto di saperlo bene, mi sono già programmato un viaggio, arrivi tu e mi dici che non sono pronto per fare questo viaggio perché il mio inglese è una schifezza. Certo, è scomodo, è sgradevole, può essere anche umiliante, è sicuramente frustrante, ma è anche una lampadina d'allarme che dice: caspitina, devi affrontare un viaggio, parti da solo. Ovviamente siamo sempre nel campo delle ipotesi, ma l'esempio secondo me si può poi allargare e utilizzare in altri aspetti della vita. Quindi dicevo, fai questo viaggio, devi essere pronto ad arrangiarti in terra straniera. Se non sai la lingua, se non ti sai arrangiare, di sicuro le cose saranno più difficili di quanto non potrebbero essere. Quindi a quel punto lì la mia scelta è incavolarmi con il mio amico perché mi ha fatto notare questa difficoltà, rinunciare al viaggio, oppure ringraziare il mio amico e dire: ok, ho ancora qualche giorno, ho ancora del tempo, ho il tempo del viaggio, rinfresco, rinnovo, rimetto a punto il mio inglese in modo da essere un po' più pronto per affrontare il viaggio che sto per fare. Ecco, ripeto, questo è un esempio molto banale, molto spicciolo, ma sapete che a me piace portare esempi concreti che siano facili da intuire e da cogliere, quindi questo esempio, che poi possiamo applicare in qualsiasi altro ambito della nostra esistenza, è quello che rappresenta il meccanismo di questo incontro con la persona che ci sembra essere il nostro male e che in realtà si rivela essere il nostro bene e per la quale dovremmo sviluppare appunto quel famoso sentimento di cui parlavamo all'inizio, che è la gratitudine. Ripeto, non ci riesco sempre, ma quando ci riesco, la cosa magica è che non solo ovviamente riesco a sistemare una parte di me. Adesso si parlava di cose pratiche come lo studio, ma questo cliché può essere applicato anche alle cose caratteriali, non necessariamente di attività pratiche, ma anche riesco a rimettere in ordine cose del passato. Perché quando ho la possibilità di avere una nuova chiave di lettura riguardante gli eventi che mi riguardano, molte cose si mettono a posto e quindi quella persona che inizialmente poteva sembrarmi il mio nemico, poteva sembrare il mio ostacolo, poteva sembrare il mio fastidio, e anche questo l'abbiamo già detto, mi sa che diventa come il nostro allenatore, allo stesso tempo mi permette di rivedere i suoi comportamenti avuti in precedenza con me e le mie reazioni sotto tutta un'altra ottica, dandomi la possibilità anche di riaggiustare rapporti magari che in precedenza credevo assolutamente insanabili. Oppure sull'onda della gratitudine, appunto perché ho potuto vedere aggiustare quella parte di me, questa persona, che pure può essersi comportata oggettivamente male nei miei confronti in passato, assume ai miei occhi una luce nuova, un senso nuovo, per cui posso integrarla nella mia vita con gioia e con piacere. Quindi, ecco, mi sembra di aver sottolineato una sorta di modalità diversa di approcciarci verso una certa rosa di eventi che toccano la nostra vita, ma soprattutto anche di aver dato modo di pensare come sfruttare un po' di più il nostro tempo quando siamo magari da soli, quando magari ci stiamo facendo anche una doccia, un bagno, ci stiamo rilassando, cioè pensare proprio a noi e a tutte le persone che ci hanno ferito. Anche perché, se avrete voglia di starci attenti a questa cosa, se avrete voglia di fare questa specie di esercizio, vi renderete conto voi stessi che spesso, molto spesso, persone diverse, in situazioni diverse e provenienti da situazioni diverse, avranno comunque colpito molto spesso le stesse aree del nostro sentire che ci creano le stesse condizioni negative.
È come il mio caso quando mi trovo a telefonare e parlare con gli addetti delle varie compagnie telefoniche. Non c'è verso che io ne venga fuori tranquilla. Tutte le volte mi ritrovo a discutere, tutte le volte sulle stesse cose. In realtà sono io che sono estremamente incompetente di tutto ciò che è tecnologia e telefonia. Quindi io mi agito, mi arrabbio, vado subito nel pallone, per cui dall'altra parte ottengo regolarmente una serie di picche che non finiscono più. Quindi so che è una mia pecca, so dove devo lavorare in questo caso e so anche che se riuscirò ad approfondire questo aspetto della tecnologia probabilmente non avrò più questo tipo di problemi con chi si occupa appunto dell'assistenza. E quindi anche in questo caso io dovrei invece riuscire ad essere grata a questi giovani che mi rispondono e mi mettono un pochino con le spalle al muro sulle mie incompetenze. Sta a me poi scegliere se farne uso oppure no, ma di sicuro non è una responsabilità loro se io non sono in grado di fare determinate cose. Ecco, questo era un altro degli esempi banali. Però proprio per farvi capire che di solito si ripetono gli stessi schemi, accadono le stesse cose. E quindi quando ciò accade è un'occasione in più proprio per renderci conto che c'è qualcosa che inneschiamo noi, che ci appartiene e che abbiamo la possibilità di cambiare, e che questi in un certo senso sono tutti dei nostri alleati per permetterci di affrontare e trasformare determinati aspetti della nostra esistenza. Quindi la vostra Ellie DeWurst vi saluta. Spero che anche quest'oggi la mia chiacchierata possa in qualche modo esservi stata utile e avervi dato qualche spunto in più sul quale riflettere. Bastian Contrario non è soltanto un programma radio su Letteralmente Radio, ma è anche una pagina Facebook che vi aspetta sempre per i vostri commenti, per le vostre richieste, per i vostri suggerimenti, ed è Bastian Contrario, il podcast e altre storie di Ellie DeWurst. Quindi spero di potervi leggere al più presto e spero che ci incontreremo di nuovo alla prossima puntata. Salute!